Ciao, io sono Pogodog e benvenuti in questo nuovo video di Blade & Sorcery moddato. Vi dico solo che ci sono polli, i Lucky Block di Minecraft, una spada baguette, una carota gigante. Cioè ragazzi, se non guardate questo video fino alla fine vi perdete il meglio del meglio delle mod. Come sempre in descrizione vi lascio il link di Instagram, Reddit e Discord se volete andare a lasciare un followin anche lì. E ovviamente se il video vi è piaciuto e io non vi sto totalmente antipatico, vi ricordo che potete iscrivervi al canale e lasciare un bel mi piace, che fa sempre piacere. Buona visione e buona baguette. Ragazzi, finalmente siamo tornati con un nuovo episodio di Blade & Sorcery. Ovviamente distrutto dalle mod, perché ho messo talmente tante mod che probabilmente esploderà qualsiasi cosa. Voglio provare una cosa. Tecnicamente, se fondo questi due incantesimi... Oddio! No! La pozione è andata lì sopra! Ma no! Aspetta che mi faccio una doccia di vita! È geniale! Di nuovo! Oddio! Cosa sta succedendo? Ma è stupendo! Oh! Dio! Io non ho premuto niente! Mi sono spaventatissimo! L'hanno lasciato il mio cappello da pirata? Ti prego, dimmi che c'è il mio cappello da pirata! Eccolo qua, il mio cappello da pirata! Siamo pronti a una nuova battaglia! Manca una cosa fondamentale. Manca questo. Questa qui è la mod della vita. È un pollo! Ragazzi, è un pollo! È la cosa più bella del mondo! Credo di averlo ucciso. Nessun pollo è stato maltrattato durante la registrazione di questi video. Qua c'è l'arco. No, aia! Aia, la mia mano. Ragazzi, cioè non è possibile. Riesco a distruggere tutto ogni volta. La casa era bella fino a un minuto fa. Guardate che disastro. E c'è un pollo che sta cuocendo nel fuoco. E questi sono i dungeon. Cioè noi dovremmo andare avanti nelle zone del castello, sotto il castello, robe fighissime. E i nemici ci sono già. Quindi noi dovremmo andare stealth, uccidere tutti i nemici, rubare le loro armi. Se non fosse che io ho moddato il gioco e quindi ho queste. Ho delle mani enormi che mi permetteranno di distruggere e uccidere qualsiasi persona sulla faccia della terra. Io non mi alleno con i sacchi da box, io mi alleno con le rocce. Guardate la mano. Presa! Olè! Perfetto! Fuori uno! Lei è la prossima. Ma lei la uccideremo in una maniera molto molto simpatica. Non ci provare! No! L'ha schivato! No! Via! Questa mod è bellissima! È stupenda! Ops, 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 ops! La mano tiene la spada come se fosse uno stuzzicadenti! Oddio, sta facendo il gesto italiano! Marcello! What are you doing here? Pizza con l'ananas! Che schifo! Aspetta, ripassami la spada! No! Ma come... No! L'ha conficcata sul soffitto! Adesso vi faccio vedere come si fa stealth. Guardate questa magia. Ecco qua. Questo è un problema. Mi sa che l'ho ingrandito un po' troppo. Scusa. Stai buono. Buono. Ok, credo siano morti. Ci sono dei funghi. E c'è una persona. Finalmente. No, mi ha visto. E adesso... Ho fermato il tempo. E adesso cosa farai? E adesso come mi combatterai? Con i tuoi stupidi pugnalini? Mi sa proprio di no. Dammi il tuo pugnale. Perfetto. Dammi l'altro pugnale. Perfetto. Credo sia morta. Devo salire. Oddio, che spavento. Ho fermato il tempo. Gli do uno schiaffo. Gli do un pugno. E gli rubo l'ascia. E lo ammazzo. Perfetto! Devo dire che è abbastanza forte questa roba di fermare il tempo. Molto, molto forte. Salve, sono una guardia nuova. È il mio primo giorno di lavoro. Che devo fare? Secondo voi vola giù? Secondo me sì. Sì. Ma è bellissimo. Oddio! Oh! È salita di nuovo. Com'è possibile? Fermo il tempo. Aspetta. Ok, tu voli giù. Aspetta. 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 Ok, credo sia morta. Poi ce n'è un'altra. Salto, le vado dietro, prendo l'ascia nel collo. Ok, dovrebbero essere tutti morti. Come fai a essere viva? Devi stare calma. Sei ancora viva? Ok, credo sia morta adesso. Quest'ascia mi sembra un po' troppo piccola però. Molto meglio. Guardate qua che bella ascia. Oddio,
C'è un nemico, tranquilla. No, no, ho sbagliato. Aspetta, perfetto, con la mia piccola ascia. Ferma, non puoi scoccare la freccia. Guardate il braccio. Ragazzi, c'è un problema. Scusa, hai il braccio un po' distrutto. Cos'è questo? È un coltello. Mori. Ma forse non è neanche qui che devo andare. Dove si va? Io sono Spider-Man. Aspetta, vieni. Stai giù. Fermati. Questo è Spider-Man, però non è che ho capito molto bene come si usa. C'era scritto che potevo legarli con la ragnatela, ma non è vero. No, tu chi sei? Che vuoi? Ferma! Io sono Spider-Man! Non ti azzardare! Non mi dire che è morta. Dai, non può essere morta! Oddio! Ah! Oddio, no, 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 no! Questa roba è uscita da un film horror! No, 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 ragazzi, ragazzi, no, 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 mi sta mettendo ansia. No, 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 me ne vado, me ne vado, me ne vado, me ne vado. Mi sto cacando sotto, me ne vado. Ma perché riesco a distruggere qualsiasi gioco? Aspetta, voglio vedere se mi riesco ad aggrappare. Mi sono aggrappato! Oddio! Guarda, posso fare le trazioni. Dovrò andare avanti con una brocca. Li ucciderò tutti con il potere della brocca. Niente, non riesco a trovare l'uscita. Devo usare il potere della brocca per teletrasportarmi. Broccus potenziamentus. E adesso dovremo entrare nella sacra brocca. E la sacra brocca ci teletrasporterà in un altro punto del mondo. Vai, sacra brocca! Oddio! Ok, ha funzionato! Grazie, sacra brocca! Io mi inchino a te! Il tuo potere è immenso! Che figata! Hanno cambiato anche l'arena! Adesso è il momento di farvi vedere tutte le altre mod che ho inserito. E fidatevi! Fidatevi di me! Sono devastanti! Io sono della polizia, parla! Sei stato tu ad uccidere Marcello? Parla! Sono io che faccio le domande qui! Dove eri alle 5 di venerdì 23 settembre? Eh? Rispondi! Ehi, Johnson, questo mi sembra sospetto! Eh? Ah, eri a casa di un amico di Marcello! Guarda un po' che coincidenza! Johnson, era sicuramente lui l'assassino! Sì, l'ho ucciso! Vabbè... Non ti preoccupare, tanto era l'assassino sicuro. Mi è stato detto che non era lui l'assassino. Ho sbagliato. Forse sei stata tu. Questa è la spada più forte al mondo. Mi sembri sospetta. Ho ucciso un altro sospettato. Mi sa che non posso farlo questo lavoro. Devo abbandonare le armi e la mia torcia. Va bene, dai, lascio anche questo, ok? Lascio anche il macete. Scusatemi, però continuerò a indagare sulla morte di Marcello. Solo io posso ucciderlo e nessun altro. Buongiorno, signora. Sa, io ero un poliziotto. Adesso faccio il panettiere. Guardi che bella baguette. Ferma! La mia spada baguette ti fermerà. Sarò anche un panettiere, ma so come difendermi. Ho anche una carota gigante! Ha! Hangard! Sì, diciamo che mi dovevo arrangiare. Il mio negozio fa sia da forno che da frutti... Vendolo! Ti picchio con la baguette! Spada baguette! Guardate quanto è bella. Questo è un croissant! Dove vai? No! È scappata! E va bene. Ti troverò! Sappi che ti... No, il martello no. No, questi neanche. Io sono un panettiere fruttivendolo. Questo comunque sono io da piccolo quando usavo le palline rimbalzine. Me le compravano e io riuscivo a perderle così. E poi non si sa dove finiva. Finiva nella stratosfera. Rimbalzava, distruggeva pareti, ma non la trovavi più. Credo che ci sia uno spazio nell'universo dove finiscono tutte le palline rimbalzine che vengono perse dai bambini. Il mondo delle palline rimbalzine. Chi vuole comprare il pollo Jonathan a 5 euro? Signora, è un'offerta imperdibile. Il pollo Jonathan che vi farà compagnia nelle vostre tristi giornate. Solo 5 euro, lo vuole? Signora, le sto offrendo l'occasione della vita. Non lo vuoi? Guarda quanto è bello. È un ottimo amico. Signora, tutto bene? Glielo sto cedendo gratis. Mi ha ammazzato il pollo. Guardi che adesso mi deve risarcire. Io la denuncio. Mi ha ammazzato il pollo. Mi hai ammazzato il pollo. E il pollo ha ammazzato te. È ciò che menti. Per aver ucciso il mio pollo Jonathan. Che poi ragazzi, ci sono i Lucky Block. E c'è il piccone dorato per aprire i Lucky Block. Che figata! Un attimo che poso la mia spada baguette. Perché adesso mi serve il fucile del Mandaloriano. Guardate quanto è bello. Lo prendo giusto per, Ho paura di questo Lucky Block anche perché ho brutte esperienze su Minecraft. Ok, io lo andrei ad aprire. Oddio, chi sei? Oddio, è un nemico. Ma! Oh! È scomparso! L'ho decomposto!
Che ficata sto fucile! Credo di aver fatto qualcosa di sbagliato a questo Lucky Block. Infatti ho preso anche lo scudo di Capitan America. Guardate, torna indietro. Mi ha dato un pezzo di legno. Perché un pezzo di legno? Ok, questo è il massimo della grandezza. Vai! Perché una carrucola? Cosa è successo? Non vedo più niente! Aiuto! Ragazzi, cosa è successo? Perché mi è spawnato un cesto in testa? Mi sono spaventatissimo e ho ucciso un tizio per sbaglio. Ok, sono armato della mia spada baguette. E abbiamo da aprire 1, 2, 3, 4, 5 lucky block di fila. 1, 2, 3. Muori! 4, 5. Ma come hai fatto ad inciampare sul barile? Il barile! Io però vorrei provare a lanciare lo scudo di Capitan America contro qualcuno, vi esce? Madonna! Ma no! Mi sembra eccessivo! No, non voglio più usare quello scudo in tutta la mia vita. Ciao, Jonathan! Come stai? Cucciolo! Mi sei mancato, guardate che be... Da dove è arrivato lo scudo? La devo smettere di richiamare il mio scudo! Ho ucciso un altro Jonathan! Ti darò una degna sepoltura, Jonathan. Amico mio! Qui riposa Jonathan, il pollo a cui tutti hanno voluto bene. Voglio provare a prenderne uno in testa con le freccette. Ce n'ho qualcuna... Fermo! L'ho preso in testa! Sì! 1000 punti! Io me ne vado. Come si sale sui muri? C'era scritto che nella mod di Spider-Man potevo salire sui muri. Vai che salgo. Ok, perfetto. Al prossimo video scoprirò chi ha ucciso Marcello.